Salve a tutti, sono Chiara Donadio, sono una logopedista di training cognitivo. Per scaricare alcuni materiali per alcuni pazienti sul sito di ARASAC, mi sono imbattuta in un altro sito, sempre spagnolo, che è soevisual.org. È simile in alcune cose ad ARASAC, perché anche questo sito è stato fatto per aiutare nella costruzione del materiale di comunicazione aumentativa alternativa. È un sito con non solo materiali per comunicazione aumentativa alternativa, ma è fatto in maniera per cui si può lavorare su vari aspetti del linguaggio. Innanzitutto è un sito come ARASAC con materiale completamente gratuito, l'unico limite, fra virgolette, è che questo materiale non può essere venduto a terzi e da terzi, per cui purché il logo di SoeVisual sia presente, questo materiale può essere utilizzato da chiunque, genitori, terapisti, insegnanti. È un sito che sì, si presenta in spagnolo, ma è molto intuitivo e soprattutto il materiale può essere, per alcune cose come ARASAC, può essere tradotto in altre lingue, fra cui l'italiano. Il sito fondamentalmente è diviso in quattro parti. Vi è la parte in cui si presenta il tutto, cioè tutto il materiale che è disponibile sul sito. Poi c'è una seconda parte che sono le foto. Sono dei disegni o delle foto più o meno realistiche di azioni, vocabolario vario, per esempio questo di salto della corda e ginnastica in generale, e tutto questo materiale è fatto anche comunque da disegnatori e alcuni sono delle vere e proprie foto, per esempio qui abbiamo il guacamole. Poi ci sono le cosiddette laminas, sono delle foto molto particolareggiate, per esempio qui abbiamo una insegnante che sta insegnando ai bambini a scuola l'alfabeto, quindi abbiamo la lavagna. Questo materiale può essere utilizzato per delle descrizioni. Non solo, sotto a questa lamina vi sono tutte foto collegate, laminas relacionadas, tutte foto collegate e simili all'argomento che avete scelto. Ci sono poi ancora più sotto foto collegate al tema della lamina, quindi la scuola, l'insegnante, il professore con la lavagna, il gessetto, il cancelletto. Io a questo proposito mi sono trovata su SoeVisual proprio per questo, perché ho utilizzato una di queste lamine, ovvero questa. C'è la signora che sta mangiando un gelato e due bambini che stanno giocando in piscina. E io ho strutturato con questo materiale una seduta con un paziente non per la descrizione di immagini principalmente, ma per la strutturazione e l'ampliamento della frase. E questo paziente non elicita tantissimo gli articoli determinativi e indeterminativi, per cui lo dovevo aiutare anche su questo, ecco perché ci sono scritti e ho usato la lamina di SoeVisual e le immagini, le foto correlate, per cui la nonna mangia il gelato, una sorta di comunicazione aumentativa alternativa, però in questo caso utilizzata per l'ampliamento frastico. Il passaggio successivo con questo paziente è stato inserire quest'altro pezzo di immagine, ovvero i bambini giocano con la palla, e il pezzo ulteriormente successivo è stato collegare le due frasi, ovvero la nonna mangia il gelato e i bambini giocano con la palla. Si può ampliare ulteriormente, ovvero si può prendere l'immagine dell'ombrellone, si può mettere il pittogramma del moto a luogo sotto, quindi sotto all'ombrellone la nonna mangia il gelato,
E così via. Questo sito è molto utile proprio per strutturare questo tipo di lavori. Poi c'è la sezione in cui ci sono i materiali. Si può selezionare la ricerca per contenuto, per abilità, per ambito fonetica, fonologia, lessico-semantica, eccetera. Per esempio, grammatica e morfosintassi. Si può selezionare la ricerca anche per lingua, come vedete ci sono più lingue a disposizione, fra cui l'italiano, e si può sempre selezionare la ricerca per gioco, per attività che volete fare, per esempio il domino, le storie, il quaderno di comunicazione, giochi, dizionario, bingo, eccetera. E poi si può vedere, visualizzare il materiale e scaricare o in PDF o in zip. Per esempio, qui ci sono le varie strutturazioni, c'è l'anteprima, c'è la varia strutturazione del materiale. Ecco, in questo caso è stata usata l'immagine che ho usato io con il paziente e qui c'è tutto l'ampliamento che si può fare. È mattina, la nonna sta in piscina, la nonna mangia un gelato al cioccolato e vario, nel senso si può variare, si può modificare. Questo, per esempio, è già pronto da poter utilizzare o plastificare.